Oggi a Milano si celebra la quarta edizione del premio Merck in neurologia, con l'assegnazione di due premi diversi a due diversi progetti mirati al miglioramento dello stato psicofisico della persona con sclerosi multipla mediante le smart technologies. Dottor Paolillo, qual è la mission della vostra azienda? La mission di Merck è quella di essere un'azienda assolutamente al passo con i tempi, dove quindi l'innovazione tecnologica digitale svolge un ruolo fondamentale. 4 anni fa, quando abbiamo iniziato a finanziare questo tipo di iniziativa, ci siamo resi conto che per noi era estremamente importante che un'azienda che vuole essere concentrata sul paziente deve avvalersi di quella che è la moderna tecnologia, e tra questo quindi lo sviluppo di app e di moderne tecnologie. Nel corso di questi 4 anni quindi sono stati implementati e finanziati tutta una serie di progetti mirati ai fabbisogni dei pazienti e dei loro cari. Nello specifico, come è nato il premio Merck in neurologia e qual è il suo obiettivo? Come dicevo, il premio è nato 4 anni fa, durante una discussione proprio con la Società Italiana di Neurologia, che aveva messo in atto un tavolo proprio per iniziare a sviluppare una serie di progetti e iniziative mirate alla qualità della vita di questi pazienti. Sappiamo che questa è una patologia cronica, altamente disabilitante. Questi pazienti vivono nella loro quotidianità, quindi è estremamente importante usufruire di quelli che sono i vantaggi del Life Technology per migliorare la loro quotidianità. Dottor Paolillo, a suo avviso può mantenersi una partnership efficace tra mondo farmaceutico e mondo delle smart technologies ai fini del benessere delle persone con sclerosi multipla? Credo che questa sia una necessità, un bisogno. Oggi, soprattutto come possiamo vedere anche nello sviluppo di nuovi farmaci, non si possono più fare degli studi clinici tradizionali, perché molto spesso nel monitoraggio dell'efficacia di un farmaco, per esempio, i pazienti vengono visti ogni 6 mesi. Oggi, ad esempio, l'utilizzo dei wearable device è stato implementato in quelli che sono gli studi clinici, perché ci permettono di vedere in modo continuativo qual è l'evoluzione dello stato di malattia del paziente e quindi di monitorarlo in modo individuale e specifico.